Ben ritrovati al Salotto di Simona. Oggi con noi c'è Fabrizio Moscato. Benvenuto. Grazie dell'invito, insomma, mi fa molto Beh, piacere essere qui. è un piacere invitarti anche perché Fabrizio è il direttore di una delle più grandi iniziative culturali di questo periodo nel nostro territorio che si chiama Libri sulla carta. Quando nasce e come mai Fabrizio ti sei accollato questa grande responsabilità? Onere ed onore, come si suol dire. Allora, guarda, come mai l'ho fatto me lo chiedo tutti i giorni e forse è meglio che, non, che smetta di darmi risposte perché Sono tante, sì, altrimenti immagino. poi mi nasce pure qualche dubbio. È un impegno ovviamente enorme, come puoi immaginare. Ci tengo anche a dire che io sono il direttore della manifestazione, ma non sono l'unico autore della manifestazione stessa. Ci sono delle persone che sin dalla prima edizione partecipano a Libri sulla carta e altre che poi si sono aggiunte nel tempo e sono diventate preziosissime. Quindi ecco, Certo. questo è sempre importante dirlo. Dopodiché, questo è un progetto nato per caso una sera attorno a un tavolo in un caffè letterario che casualmente apparteneva ai fondatori di Libri sulla carta, compreso me. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello, noi facciamo una serie di iniziative culturali, letterarie diffuse nell'anno, lo facciamo a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Avevamo pensato di concentrarle tutte in 2 o 3 giorni, invitando magari gli editori indipendenti e dando a queste iniziative, a questi appuntamenti culturali, anche un senso che andasse oltre la comunicazione culturale di per sé, ma che diciamo in qualche modo si trasformasse in un progetto che fosse volto a promuovere il libero accesso agli spazi della cultura, quindi l'assoluta gratuità degli appuntamenti e l'idea che la cultura potesse anche sposarsi con l'intrattenimento, perché spesso io poi mi occupo soprattutto di libri e c'è una specie di barriera psicologica nei confronti della lettura. La lettura è una cosa bellissima, mentre invece spesso viene immaginata come noiosa, polverosa. Io dico sempre che se non ti piace leggere, probabilmente non hai ancora incontrato il tuo libro. È probabile, ma sai il discorso che facevamo a telecamere spente poco prima di iniziare? Credo che se il nostro Luciano Mancini dall'altra parte delle telecamere, che salutiamo, il nostro cameraman, avesse ripreso la nostra conversazione, avremmo confezionato una trasmissione niente male, perché sono state fatte proprio Sì. queste considerazioni, no? Ed è importante che tu dica quanto sia bello leggere, quanto sia importante e prezioso, ma vallo a spiegare a coloro i quali, dinanzi a un libro, purtroppo non provano nessun tipo di attrazione. Allora, guarda, io adesso no, non voglio sembrare troppo tranchant su questa cosa, però io credo che ci sia una grande responsabilità da parte di chi non ha educato alla lettura. Perché innanzitutto ne parlavamo prima, insomma è un dato però importante, c'è un'indagine che è stata ieri diffusa su tutti i giornali che dice che soltanto un ragazzo sotto i 15 anni su 20 in Italia è in grado di comprendere un testo una Ecco. volta letto. Cioè, quindi diciamo che al di là del fatto che non si è magari promossa la bellezza della lettura, forse si è lavorato poco anche sul far comprendere l'importanza della lettura. Quindi questi sono due aspetti distinti ma che partecipano allo stesso problema. Il nostro è il paese col più basso numero di lettori forti, dove più della metà dei cittadini non legge neanche un libro l'anno. Quindi questo è un grandissimo problema. E non è un problema per chi fa i libri, come gli editori indipendenti, che sono quelli che noi cerchiamo di promuovere e di aiutare, ma è un problema di chi vive questa società, una società dove attraverso la lettura non si sviluppa un senso critico, una capacità anche di stare al mondo, se mi posso permettere questa Nella espressione maniera più forte. È una assoluta. società più brutta per tutti. E ti Ma posso, scusami, ti sì, no, aggiungo una cosa, importante. quando noi abbiamo fatto degli eventi legati alla lettura, ma diciamo utilizzando strumenti che non sono quelli della lettura. Ti faccio un esempio: abbiamo avuto Sì? Neri Marco Re tra i nostri ospiti. Venne tantissima gente a vedere lo spettacolo di Neri Marco Re. Neri Marco Re in quel momento era, non so, l'imitazione di Gasparri, ti parlo di 6-7 anni fa, era un personaggio molto popolare come oggi. Venne a fare una cosa totalmente diversa, cioè lesse Calvino. E io mi ricordo un appuntamento di un'ora, è tanto, una lettura di Eh sì, un'ora è dura, è tanto, con un impegnativo. pubblico silenzioso come a messa, che poi è esploso in un applauso fragoroso e molti hanno comprato quella sera il libro di Calvino.
Quindi che vuol dire? Non, prima non amavano Calvino e poi l'hanno amato? No, forse prima neanche lo conoscevano, non sapevano che potesse essere così bella una lettura di Calvino. O forse l'hanno comprato per farsi fare autografo da Neri Marco Re, ma comunque adesso hanno il libro in casa e magari qualcuno lo leggerà. Beh, al di là del fatto che Calvino è irresistibile e Marco Re è bravissimo. Quindi... Tra l'altro si somigliano anche fisicamente. Tra l'altro è vero, hai ragione, c'è qualcosa che me li ricorda in tre. Hai ragione, non ci avevo fatto caso. Sei stato però veramente bravo nel realizzare tutto questo all'interno di questa grande manifestazione che ormai è arrivata al suo 11° anno di vita. Inizialmente si svolgeva in Sabina, in quel di Fara Sabina. Sì. Adesso da quanto tempo a Rieti? Abbiamo fatto due edizioni a Rieti, il 2018 e il 2019. Una bella location, tra l'altro, avete scelto. Sì, è il Polo Culturale Santa Lucia. È una bella atmosfera. Sì, è un posto veramente bello, devo dire che è anche quello un valore aggiunto, anche se poi in realtà Farfa era stupenda. Noi abbiamo fatto, a parte la prima Poggio Mirteto, tutte le altre abbiamo fatte a Farfa e anche lì c'era una cornice che era sicuramente più bella di quello che offrivamo noi. Ovviamente Rieti ci ha permesso di fare un salto di qualità anche nella percezione che il pubblico può aver avuto. Per esempio un partner importante come Rieti Life, che anzi io vi ringrazio per l'invito, ma ringrazio in generale Rieti Life per la grande vicinanza che ha dimostrato sin dall'inizio. Sì, anch'io sono felice, al di là del fatto che ne faccia ormai parte da diversi anni, ma il nostro direttore Emiliano Grillotti è molto attento a iniziative di questo tipo e ha, diciamo, la lungimiranza del fotografo, quello bravo che vede le cose, diciamo, bene. Vuole dare un certo risalto a questa iniziativa attraverso questo canale. Perché? Perché c'è dentro tanta passione, c'è dentro l'importanza di un pubblico che vuole essere sensibilizzato e, proprio come dicevi poco fa, ricordare che c'è questo elemento che si chiama libro, basta aprirlo per aprire la propria mente, proprio attraverso una condivisione silenziosa, che è quella che dà la lettura, e di crearsi uno spazio totalmente nuovo dove ci sono delle sensazioni che noi chiamiamo anche riflessioni. Sì, certo, infatti... Chiudo con il ringraziamento a Emiliano Grillotti e a tutto lo staff di Rieti Life che tra l'altro, a te, davvero. Da quest'anno è anche media partner ufficiale della manifestazione. Saremo presenti, ebbene sì, sempre di più. E quindi è importante per noi aver trovato un partner che capisca che noi non siamo un festival, diciamoci la verità. Allora, non si sentiva la necessità di fare un altro festival. Io lo dico contro il mio interesse, nel senso che di appuntamenti con grandi ospiti che radunano un grande pubblico ce ne sono tantissimi, sono anche piuttosto costosi, più o meno riusciti, però insomma non è che la presenza dei libri sulla carta a Rieti abbia sconvolto la programmazione artistica culturale di Rieti per la sua qualità, che comunque io ovviamente sono l'oste che parla del vino e credo sia una qualità alta. Quello che però io ritengo sia importante è riconoscere le prerogative della nostra manifestazione, che sono quelle di promuovere sì la lettura, l'avvicinamento, la cultura di qualità, l'intrattenimento di qualità, ma anche la bibliodiversità, che è una parola difficile ma che tutti dovremmo imparare, cioè la capacità di riconoscere e leggere anche libri diversi da quelli che si leggono perché magari passano da Fazio, da Serena Dandini o da altri bravi conduttori che però finiscono per farci leggere tutti lo stesso libro. Noi abbiamo editori indipendenti, abbiamo dei prezzi di accesso i più bassi d'Italia perché non facciamo la selezione sulla capacità di spesa dell'editore, ma la facciamo sulla serietà dell'editore, sul progetto editoriale che c'è dietro l'editore. Posso dirti la mia? Il libro ha un corpo, quindi è vibrante, ha un'energia. È vero, non è sempre facile scegliere attraverso una semplice copertina o comunque quelle che sono le note di introduzione perché una persona possa sentirsi attratta o meno dall'argomento, ma se questo è permesso alla vostra grande, beh, non chiamiamolo festival, come possiamo chiamarlo? È una fiera dell'editoria. È una fiera dell'editoria, va meglio, sì, suona bene. Si è consentito sfogliare, cioè quell'incontro tutt'altro che casuale. Tu apri una pagina per l'appunto a caso e i tuoi occhi vanno proprio su una certa frase, li chiudi e già chiedi
quanto costa? Lo stai portando a casa. È un impatto molto particolare che ha anche un suo romanticismo, perché nasce qualcosa in quel momento. E poi tu l'autore lo conosca o meno, questo può essere poco rilevante se vogliamo. In realtà stai scegliendo un canale, un tramite, qualcuno che ti parli e che ti porti altrove. Ecco, penso che la magia della lettura sia ben rappresentata da questo incontro. Penso che Hai fatto uno spot tutte perfetto ne... Sì, per la mi lettura. sono Bisogna lasciata tagliare questo pezzo che utilizzavo. trasportare da quello che è il mio modo di incontrare i tanti autori che poi ho portato a casa. E se posso dire fino in fondo quello che penso, ben venga il programma televisivo che ti parla di questo o di quello, perché è un mezzo No, per io li guardo tutti, conoscere, figurati. perfetto, però io credo che portarsi fisicamente ad un appuntamento come quello che tu e il tuo staff avete creato sia assolutamente straordinario e molto più significativo. Poi c'è una differenza di fondo, il programma televisivo finisce per farti vedere sempre gli stessi 15 Sì, autori. Cioè, io purtroppo. adesso che poi, attenzione, io questa cosa ci tengo, non è detto che la piccola editoria o che l'editoria indipendente sia necessariamente un'editoria di qualità, che i libri delle piccole case editrici sono belli, quelli delle major sono brutti, non è assolutamente così. No, 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 per Spesso i libri carità. più belli sono quelli pubblicati dalle major che hanno degli staff più ricchi, persone con maggiore preparazione. Però che succede? Che adesso cito un editore, ma insomma potrei citarne 100 altri. Mondadori manda decine di libri in libreria ogni giorno, quindi è normale che la qualità scada. Ma anche qualora fossero tutti libri belli, cosa che poi anche perché il gusto è soggettivo, oscura qualsiasi altra voce. Cioè la cosa importante dei libri sulla carta è che ci sono degli editori che hanno un'opportunità di arrivare al pubblico. Possono arrivarci o meno, il pubblico può sceglierli o meno, però ha l'opportunità di conoscerli, hanno pari dignità rispetto agli editori più importanti, hanno uno spazio per presentare i loro libri, perché comunque noi facciamo quest'anno, abbiamo fatto oltre 30 presentazioni e la durata della presentazione del libro principale dell'edizione è esattamente la stessa di quella di un editore presente in fiera, che magari è la presentazione più importante che fa lui in quella stagione. Accipicchia, bella questa Quindi cosa. questa cosa qui ci permette perlomeno di suscitare interesse cercando di creare una sensibilità. Poi se ci Certo. riusciamo, questo non te lo so dire Quindi c'è la onestamente. possibilità di lanciarlo poi Ah, quel libro. certo. Tanti libri sono stati Confezionate. presentati da noi per la prima volta anche di autori famosi. Confezionate un sogno, perché molte persone ci credono in questo, Ah, no? Un po' certo. come nella musica, però poi magari trovare il canale per promuovere quel determinato lavoro, disco, così come in tante altre forme di arte. Beh, mi fa piacere che a un certo punto sia arrivato allora Fabrizio Moscato. Sì, Ma vabbè, parlaci. siamo centinaia che fanno questo tipo Certo, di lavoro in Italia, però insomma. però diciamo che tu Noi ci sei crediamo, sì. al comando di questo grande esercito. Fabrizio, è bello anche quando prima mi parlavi di alcuni attori che sono intervenuti proprio per la lettura di alcuni libri che ovviamente essendo attori hanno saputo dare la giusta intonazione, la giusta interpretazione Guarda, a per quello che me leggono. io ho un grande ricordo di tutti gli ospiti che sono venuti, adesso io ne cito qualcuno e ne dimentico sicuramente altri, però Nanni Moretti, Giancarlo Giannini, Marco Giallini, Edoardo Leo, la Morante, adesso non ricordo il nome della Morante, mi sfugge, Laura. Vabbè, Laura Morante, dico sempre Elsa, che poi in realtà era Elsa, la sì, zia di... sono parenti, però complimenti per O la appunto scelta. abbiamo citato Neri Marco Re, Simone Cristicchi, sono venuti veramente tanti, Paolo Briguglia, adesso man mano che Wow. li dico mi vengono in mente, un grandissimo Alessandro Haber che fece un Bukowski fantastico. Oh my God, che mi sono Qui ti sei persa, persa un grande no. Alessandro Haber che fece Bukowski, un fantastico Riportalo. Bukowski, tra l'altro lui ha quasi un'identificazione fisica con Bukowski, Sì. parla come lui, si muove come lui, è una cosa Sì. impressionante. Sarebbero stati ottimi vicini di casa, sì. E no, non per tutto il resto No, del no, quello vicinato, però. no. Però, insomma, io ho un grande ricordo di tutti e devo dire che al di là delle performance artistiche, poi ovviamente uno va, cioè ti può piacere Ascanio Celestino, non piacere, però è un grande, obiettivamente. Quello che ricordo è della stragrande maggioranza di questi ospiti è stata la grande disponibilità a partecipare anche a condizioni, ci tengo a dirlo, che non sono quelle con le quali loro di solito si muovono, per loro è un lavoro, poi non lo dimentichiamo Certo. perché
È vero che guadagnano tanti soldi, ma è la loro principale attività, quella di recitare, di fare appuntamenti in pubblico. Da noi sono venuti spesso con, diciamo, dietro dei corrispettivi che non erano assolutamente all'altezza, neanche lontanamente, insomma, a volte anche senza corrispettivo, insomma, poi magari ti dirò. È caduto il microfono. E quindi pensa quanto ci credono. Hanno capito, questa è la cosa importante. Noi, per cui noi lavoriamo, io ci tengo molto a conoscere gli ospiti prima di invitarli e cerco sempre di far capire loro, quando ci riesco, raramente passo tramite le agenzie, cerco sempre di far capire loro di cosa si tratta, dove stanno venendo, perché è importante che loro vengano e che facciano una particolare cosa. Devo dire che... Ma credo che anche a loro faccia bene respirare questo clima. Sì, molto sorprendentemente sì, devo dire di sì. Io ho trovato sempre una grande disponibilità. Magari ci sono attori che vorrebbero venire, non riescono, vengono 3 o 4 anni dopo l'invito. Ce n'è uno storico che lo invito tutti gli anni, ormai solo come portafortuna, che è Valerio Mastandrea. Oh. Lo invito tutti gli anni, non dal primo anno, ancora. E ogni anno mi dice che viene. Non è ancora mai venuto. Quando verrà Valerio Mastandrea, probabilmente chiuderemo. Valerio Mastandrea, noi lo sappiamo che ci stai guardando, quindi nel 2020, mi raccomando, sarebbe bello, non deludere il nostro Fabrizio Moscato, anche perché, come puoi ben vedere, è un ragazzo d'oro, si dà un sacco da fare, sta veramente muovendo tanto in un territorio che... Purtroppo storicamente il periodo, insomma, è un po' arido. Sì, allora io dico sempre anche questo agli ospiti: Rieti è la provincia italiana con meno librerie, non so se la sapevi questa cosa. Questa non la sapevo. Cioè, è vero che è una delle più piccole, quindi comunque è anche un territorio con tantissimi comuni molto piccoli che non reggerebbero la presenza di una libreria. Però se tu pensi, per esempio, che il secondo comune della provincia è Farasabina, si trova a pochi chilometri da Roma, c'è anche una stazione, che di solito le stazioni sono un hub importante anche per la presenza di librerie, non ha una sola libreria in tutto il comune, parliamo di 10-15 mila persone, cioè ti fa capire che comunque noi siamo primo dei folli, perché fare questa cosa proprio, nascere proprio dove non c'è gente che legge, una vera impresa, certo. È un'impresa, sì. Però forse facciamo anche un lavoro di supplenza. Ovviamente Rieti invece conta su delle librerie anche molto, molto valide. Con una di queste collaboriamo da tanti anni, sin dall'edizione di Farfa. Ci sono delle biblioteche, c'è un teatro, è una città che ha un altro respiro, obiettivamente. Detto questo, non è che non è mai troppo, diciamo. Beh sì, bisogna portarla l'acqua nel deserto, sì. Ma alla fine penso che qualcosa succeda, perché è una fonte di vita. Io ti ringrazio moltissimo per averci portato la tua esperienza, la tua partecipazione. Grazie a voi. Così, per ricordare che esiste un modo diverso di intrattenersi, di scoprire, di conoscersi attraverso una sana riflessione con una buona lettura. Quindi Liberi sulla carta, vi ritroveremo prossimo settembre, immagino. Sì, a settembre. Settembre sì. 2020, Rieti Life media sponsor, perché è giusto esserci per farvi vedere, qualora foste troppo pigri per portarvi in quella bellissima location, cosa succede, cosa si fa. E poi anche perché è giusto che rimanga un po' nella storia di questa città una collaborazione così importante con, per la cultura. Una battuta finale: dicevi ci sono poche librerie a Rieti, però a contrasto ci sono molti negozi di videogiochi. Lo so. Siamo, come potete anche vedere dai nostri addobbi, ringrazio ancora Agorà per questo, siamo vicini a Natale, quindi tipicamente si fanno dei pensierini. Cosa consigli? Allora, è sempre bello regalare libri, però devo dire anche una cosa, è una cosa molto pericolosa, perché quando si regala un libro si deve conoscere profondamente la persona a cui lo sta regalando. Certamente. Io ho per tutta la vita, ho regalato libri, mi sono accorto poi di aver messo dei pezzi di carta morti nelle case dei miei amici, perché se regalo una cosa che piace a me non è detto che piaccia a te, non è detto neanche che ti piaccia leggere, tra l'altro, quindi è una cosa pericolosa. È sempre molto bello, si sostiene il mercato dell'editoria che ne ha bisogno e si getta un seme. Io sui videogiochi, diciamo, io spezzerei una lancia, io non gioco ai videogiochi anche solo per età, però
In realtà la capacità di raccontare storie che hanno i videogiochi moderni è impressionante. Spesso ho visto dei videogame che raccontano delle storie a volte anche in maniera migliore di quanto non facciano i libri. Quindi io direi che dovremmo anche superare il feticcio del libro. Cioè il libro non è più valido degli altri perché è di carta. Okay. Il libro è un modo per raccontare una storia e per a volte i libri migliori per dare una visione di mondo, non necessariamente quella del lettore. Dopodiché, se ci sono altri mezzi che ci riescono, cioè il cinema, la musica, anche i videogame. È il tipo di intrattenimento. L'importante è non trascurare questo grande assente. Che è poi quello il punto. Il punto è che questo se chi gioca ai videogame dovrebbe rimane un po' in sospeso col videogioco tutto là. Quello si è passa vero. Molto tempo davanti alla console, che sarà divertente, quello che vuoi, no? Però tu mi dicevi, dobbiamo conoscere la persona a cui poi regaliamo il libro, anche il momento che sta vivendo, magari sta attraversando una certa fase. Potrebbe esserci un autore che prima di lui ha vissuto quel momento e ne parla. Ah sì, certo. Per esempio io a un ragazzo regalerei sempre Le notti bianche di Dostoevskij, perché leggeresti come un ventenne vissuto in un altro paese, in un'altra epoca, con un'altra estrazione sociale, ha immaginato più o meno le cose che stai immaginando tu oggi. Quindi quella è la capacità della letteratura, che poi quando è a livelli di Dostoevskij è immortale. Però detto questo, a un ragazzo che ama stare solo davanti ai videogame, non è introspettivo, non ama la lettura, probabilmente regalerà una cosa noiosa. Bisogna avvicinarlo, cercare di capire. Ma io gli regalerei pure la biografia di una band, quello che ti pare. La cosa più importante è l'esercizio della lettura è importante. Che si possa trasferire almeno un tentativo, credo valga sempre la pena farlo. Tra i miei libri preferiti c'è Infinite Jest di David Foster Wallace, sono 1300 pagine escluse le note. Cioè regalare a qualcuno che non ama leggere un libro del genere è un dispetto fondamentalmente, sì, non è un gli regalo. Gli fai del male. È ovvio che poi scegliere. O gli dai un'ottima alternativa per accendere il fuoco. Esatto, ma quella è carta che non brucia neanche bene. Lo vedi? Fabrizio Moscato, grazie di cuore per essere stato con noi. Ovviamente auguri di Buon Natale a te e alla tua famiglia e tante buone letture. Grazie anche a te e a tutta Ci la vediamo a Libri sulla Carta, settembre 2020, Rete Life. Ci sarà. Ciao, alla prossima.